Bentrovati a una nuova puntata di Cammino Insieme. Camminiamo insieme ad Ondino leggendo un altro pezzo del Vangelo, questa volta di Matteo. Gesù incontra un giovane ricco. Un tale si avvicinò a Gesù e gli domandò: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Ma Gesù gli disse: «Perché mi fai una domanda su ciò che è buono? Dio solo è buono. Ma se vuoi entrare nella vita eterna, ubbidisci ai comandamenti». Quello chiese ancora: «Quali comandamenti?» Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, rispetta tuo padre e tua madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Quel giovane disse: «Io ho sempre ubbidito a tutti questi comandamenti, che cosa mi manca ancora?» E Gesù gli rispose: «Per essere perfetto, vai a vendere tutto quello che hai e i soldi che ricavi dagli ai poveri, allora avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ma dopo aver ascoltato queste parole, il giovane se ne andò via con la faccia triste perché era molto ricco. Cosa colpisce così a una prima lettura? Che comunque, avendo anche tutto e rispettando quelle che secondo il ricco erano le regole da rispettare per conquistarsi Dio, gli manca ancora qualcosa. È onesto, è da apprezzare questo ragazzo. Io, mentre tu leggevi, Roberta, ho immaginato un po' la scena. Ho immaginato che questo giovane ricco è incuriosito, insoddisfatto, annoiato, perché sente la sua vita stagnante, però va un po' sicuro perché si sente a posto con Dio, secondo il modo di vivere la religione allora. Però poi dopo, ecco, si trova sbilanciato e alla fine, non ha il coraggio. Poi non sappiamo se poi è ritornato da Gesù, c'è stato un secondo incontro. E a me quello che colpisce, ma è positivamente, questa domanda. Per me, io la sento un po' come essenziale nella vita. Cosa mi manca ancora? Cosa mi manca ancora? Questo è segno di maturità. Uno che vuol crescere, la vita la vive come un percorso. Non si considera mai arrivato. Naturalmente senza affanno, senza accanimento, senza nostalgie. Però ascoltare ciò che mi crea disagio, e questo diventa la spinta, la molla per una ricerca. Mai accontentarsi, quindi. Mai accontentarsi, è vero. Questo giovane era insoddisfatto perché verrebbe da dire: ma cosa cerchi? Ma sei bravo, rispetti i comandamenti. Qui sono, ha rispettato quelli che riguardano il rapporto con il prossimo, no? E Gesù dice: va bene, no? Poi, siccome insiste, e insiste perché non è soddisfatto, pur essendo bravo, come una persona che dice: vado a messa la domenica, prego, sì, però sono insoddisfatto. Bene, bene, allora c'è un oltre. Allora non rendi troppo, non dipendi solo da queste cose, non rendi essenziale. In fondo, qual è il problema di questo ragazzo, di questo giovane? Non è che è ricco di denaro. Gesù mica gli propone: disfarti o riduciti in miseria, liberati da tutte le tue opinioni, da tutte le tue abitudini che ti sei fatto, anche del come concepisci Dio, come concepisci te stesso, come vedi la vita. Se ti sei ormai incasellato in ottiche ormai stagnanti, no? Devi adesso, come dire, rimetterti a sognare, rimetti in moto il bambino che è in te, no? Che vuol dire passione, entusiasmo, creatività, fantasia, ecco, questa voglia di farti piacere la vita, piacere te stesso, no? Ridai un senso alla vita, perché quello che fai non ti dà senso. Liberati, ecco, non dipendere. In fondo lui, in queste osservanze, cercava di sentirsi sicuro, no? Di sentirsi alla pari con Dio. Però non era felice. E Dio vuole una cosa sola da noi: non che siamo bravi, che siamo felici. Naturalmente se mi comporto bene lo sono, però ecco,
Non basta solo comportarsi bene. Esatto, non basta, perché poi, dicevi, pure quante persone si preoccupano soprattutto di non sbagliare. Ma mica siamo nati per non sbagliare, siamo nati per crescere, per evolverci, per fare esperienze, no? Per sognare, per desiderare, per rendere migliore la vita intorno a noi, il mondo, no? Per scoprire il valore nostro, la nostra vera grandezza, non per accontentarsi, come dicevi, no? Rimanere quelli che ci siamo convinti di essere. Ecco. È una scoperta continua, ecco, proprio questo giovane è un giovane vecchio. Vecchio perché non guarda più avanti, perché è preoccupato del fare, cosa devo fare, anziché chiedere ma cosa, quale atteggiamento di fondo, ha da rimettere in moto l'atteggiamento suo, la sua identità, da risvegliarla. E Gesù Cristo... E a me fa pensare questa cosa anche al fatto che comunque è vero che non rispetta questi comandamenti, ma comunque ci metto anche un po' di psicologia, si guarisce tramite le relazioni, quindi anche il donare agli altri in qualche modo ti ritorna e ti rende felicità. Esatto, hai sottolineato un aspetto molto importante che c'è nel testo e io l'avevo dimenticato. In fondo gli dice condividi, non preoccuparti di te, come stare, cosa fare, sei troppo chiuso in te, io. Non chiederti come sto, ma come voglio far stare gli altri. Allora sto meglio anch'io, no? Ma se condivido, io divento ciò che faccio diventare gli altri, no? E poi un'altra cosa, io divento chi sarò, cioè non pensare al tuo passato o al tuo presente, no? Guarda, vediti te futuro, tu sei come ti vedi nel futuro, ecco. Non importa quel che abbiamo fatto, ma quello che saremo, quello che faremo, no? Questo. Io penso, no? Gli avrebbe detto, lo vuoi leggere questo, che abbiamo trovato nel Talmud, eh? Stai attento al tuo pensiero, esso diventa parola. Stai attento alle tue parole, esse diventano azioni. Stai attento alle tue azioni, esse diventano comportamento. Stai attento al tuo comportamento, esso diventa abitudine. Stai attento alle tue abitudini, esse diventano il tuo destino. Bello, no? Ho detto, vedi, tu ti sei fatto ormai quelle abitudini, ormai ti sei, sì, rinchiuso in quelle. Devi rompere le abitudini, no? Abitudini, no? Modo di... Uscire dai pregiudizi. Uscire dai pregiudizi, dalle tue opinioni che l'hai fatte diventare dogmi, no? Ti pensa quanto ce n'è bisogno anche noi, proprio di rompere. C'è bisogno di ogni tanto... Ma la vita ci pensa, eh? Ci pensa un po' a spettinarci, a disorientarci perché per un nuovo orientamento. La vita è questo continuamente. Mi disoriento per un nuovo orientamento. È male vivere stabilmente orientati, fissi, come vivere sempre disorientati, no? Il bello della vita è, cado per muovermi, ma cado perché... So dove metto il passo seguente, insomma, no? Disorientarsi per orientarsi. Questo è il gioco stupendo della vita, no? Pronti alle sorprese di Dio. E c'è ancora tempo, 2 minuti. Per esempio, no? Per noi, attualizzando, ecco, no? Per esempio, ho trovato delle domande, prima di tutto me le sento rivolte a me stesso, che le sento come uno stimolo, ecco. Non come un'accusa, un indice puntato contro, ma uno stimolo proprio a vivere vigilanti, ad affrontare la vita con l'entusiasmo, con la passione, come una bellissima avventura, come un percorso, una via, come la chiamano gli Atti degli Apostoli. Domande. Ho un qualche rancore verso qualcuno, per esempio, dice, cosa mi manca? Ho rabbia? Mi manca di stare in pace, sono in conflitto, di deporre ogni forma di rancore. Cosa mi manca? Scelgo le cose che desidero o solo quelle che penso di riuscire ad ottenere? Ancora, se potessi tornare indietro nella vita, cambierei qualcosa? O ho capito che ogni esperienza ha contribuito a scrivere la saggezza della mia esistenza? Cosa mi manca? Manca questo,
scoprire il senso di tutto e rendere tutto utile. Cosa mi manca? Sarei disposta a rinunciare a tutto per ricominciare la vita da capo? Ah, che bello! Rimettersi in gioco è un'avventura stupenda. Se tornassi indietro, ma andrei avanti. Ho abolito dalla mia mente le parole fortuna e sfortuna, successo e fallimento, simpatia e antipatia, buoni e cattivi. Quanto c'è da togliere, qui? Cosa mi manca questo? Ormai ragiono così. Fortuna, etichetto le cose, le definisco. Fortuna, successo, fallimento, buoni e cattivi. Per forza non sto male. Posso dire le preghiere che voglio, osservare tutto. Dimentico questo. Mi manca il motore. Sono pronto ancora ad entusiasmarmi come un bambino, a immergermi nello stato dello stupore per un nuovo desiderio senza pregiudizi. Quindi guardo avanti, ma con l'entusiasmo. Posso confermare che amo me stesso più di ogni cosa al mondo? E comunque mi vada la vita e al di sopra delle circostanze? Cosa mi manca? Non mi voglio bene, non mi piaccio, mi rifiuto. Guarda, in depressione. Quindi non sto bene con me, non mi tratto bene. Mi sento testimone di una verità, sento di non poterne fare a meno di trasmetterla ad altre persone. Ho superato la paura della morte, concependola come esistenza parallela della vita. Ora, superato la paura non vuol dire eliminare del tutto. La paura, un pizzico di paura fa bene, è alleata, ci mette in ricerca. E infine, ho cancellato dalla mente, dalle mie opinioni, il verbo perdonare me stesso e gli altri e l'ho sostituito con il verbo capire. Vedi, ecco, questo è solo, ma basterebbe anche una di queste, no? Rimettere a posto, che poi allora ci sentiremo più il piacere di vivere, anche di osservare i comandamenti, però allora hanno un'anima, ci trovi gusto, non diventano un peso. E allora ci fermiamo per riflettere almeno su una domanda di queste. Sì. Grazie, Don Dino.